Nuovi investitori nel campo dell'alta moda bussano alla porta dell'ex ITR di Pettoranello. In autunno potrebbe ripartire l'attività industriale, 30 i possibili dipendenti. Gli studenti universitari di scienze turistiche hanno fatto tappa oggi a Pietracupo e Salcito per scoprire le ricchezze ambientali e storiche del territorio trignino. Prosegue a colpi di emendamenti la discussione in Parlamento sulle prossime assunzioni nella scuola pubblica, oltre 1000 i precari molisani interessati. Termoli, Campomarino e Petacciato avranno il riconoscimento della bandiera blu per l'estate 2015, escluso il comune di Montenero, l'ufficialità martedì 12 a Roma. Buonasera dalla redazione giornalistica di TLT, presentazione ad Isernia del progetto imprenditoriale promosso dalla Missardi Spa ITR Moda, innovazione tecnologica e ricerca nel settore della moda, un'iniziativa che segna l'avvio di un nuovo percorso di sviluppo per il settore moda molisano. Vediamo il servizio. Massimo Caruggi, il tempo dell'attesa è finito? Si passa alla fase operativa? Ce l'auguriamo. Che siamo qui per gli ultimi dettagli e vedere se riusciamo a concludere l'operazione. Qui ci sono molti ex dipendenti dell'ITR, che cosa possiamo dire a queste persone? Ma cosa possiamo dire? Che noi siamo fiduciosi, loro potrebbero essere anche loro. Ora c'è da chiudere il cerchio, una volta chiuso il cerchio si può anche partire. E la partenza in che termini avviene? Se tutto va come dovrebbe andare, si potrebbe parlare anche di settembre. E le persone che prenderebbero lavoro? Le persone inizialmente potranno essere, noi abbiamo stimato una trentina di persone, per partire per poi trascinarsi dietro anche quello che era il nostro obiettivo delle 100 unità. La politica vi sta seguendo e come? Ma al momento sembra di sì, ora vediamo se la cosa andrà in fondo come noi ci auguriamo. Il sogno pare stia diventando realtà, ci sono alcune imprese che hanno chiesto di venire a investire nel Molise, adesso dobbiamo solo concretizzare il tutto. Ma concretamente che cosa c'è da fare in tempi brevi? Abbiamo visto, la prima cosa sono le question, perché i capannoni sono pochi, ci sono molti capannoni ma sono tutti fatiscenti. Allora la prima cosa che stiamo facendo, facciamo uno screening appunto di tutte queste location per fare in modo che gli imprenditori possano scegliere quella che secondo loro è la migliore. Una volta trovate le location, da un punto di vista finanziario, le risorse ci sono? Le risorse sono quelle messe dai bandi regionali, come che sanno tutti, per cui attingeremo ai bandi regionali per favorire questi imprenditori. Onestamente, lei in che maniera pensa che si evolverà questa situazione? Ma io sono molto positivo perché il signor Caluggi è stato molto, ieri abbiamo visitato un capannone, gli è piaciuto e adesso dobbiamo vedere un po' le risorse finanziarie, tutto qua. Ci sono molti dipendenti a questa riunione della ex ITR e sono molto molto delusi. Ma non è una questione di delusione, è certo che tutti quanti, non so, come ho già detto in precedenza, non potranno essere impiegati, si dovranno comunque attivare a fare delle società o delle cooperative che lavoreranno per questi imprenditori che atterreranno nel Molise. L'onorevole Laura Venitelli comunica che in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati è stata approvata una mozione che punta ad impegnare il Governo a superare il regime impositivo dell'IMU agricola, evidenziando di fatto un importante passo in avanti compiuto in favore dei coltivatori diretti e dei proprietari dei terreni agricoli. Una delegazione di studenti dell'Ateneo Molisano ha fatto tappa oggi alle Morge di Pietracupa e Salcito per arricchire il loro bagaglio di conoscenze in ambito turistico e del territorio, accompagnati dalla docente Monica Meini che ci illustra i contenuti della visita al microfono di Katia Lucchese. Vediamo.
Ci troviamo a Pietracupo insieme alla professoressa Monica Meini, che ha fatto un'uscita insieme ai suoi studenti del corso di laurea di scienze turistiche. Riteniamo che non si possa comprendere bene, si possono comprendere bene le potenzialità di questi luoghi, di queste terre, di questi territori, se non li andiamo a visitare, a vedere con i nostri occhi. E abbiamo concentrato la nostra attenzione su due particolarità che si trovano nel territorio molisano. Una è legata più agli aspetti storico-culturali, antropologici, ecco, insomma, faccio riferimento all'isola della minoranza linguistica croata. Infatti siamo andati a visitare il paese di Montemitro, il centro abitato di Montemitro, con un incontro anche con il sindaco. L'altro è quello è il paesaggio delle Morge, che è un paesaggio del tutto particolare, che non si trova soltanto in Molise, però in Molise c'è una particolarità. Il nome geografico dato a questi spuntoni rocciosi su cui sono abbarbicati questi centri abitati è un nome particolare. In effetti Morgia lo si trova soltanto qui, anzi in realtà la distribuzione di questo nome è molto più presente nella provincia di Campobasso piuttosto che in quella di Isernia, quindi c'è una particolarità geografica forte. Su questo paesaggio delle Morge sta nascendo una bella idea di un parco, di realizzazione di parco delle Morge, che ci è sembrata interessante. Siamo venuti qui a sentire da Roberto Colella e dagli altri ideatori di questa iniziativa che cosa sta succedendo, come sta andando avanti il progetto. Naturalmente tutti questi comuni che noi stiamo visitando, anche Salcito, anche Roccavivara, insomma vari comuni che stiamo visitando oggi, fanno parte di un protocollo d'intesa che noi abbiamo come Università del Molise con 26 comuni dell'area fra Trigno e Biferno, e che ha portato anche ad uno studio programmatico che andrà a concludersi alla fine dell'anno, in cui cercheremo di dare delle linee strategiche di sviluppo per la valorizzazione turistica di questi territori, cioè cercare di capire quali sono i target di riferimento, come si può fare una valorizzazione turistica a partire da un patrimonio ambientale e un patrimonio culturale di tutto rispetto. Nel corso delle operazioni di questi ultimi giorni hanno arrestato una persona, denunciate altre 5 e provveduto al sequestro di sostanze stupefacenti ed armi. Sempre più intensa quindi l'attività dei carabinieri del comando provinciale di Isernia. Vediamo. Continuano le operazioni dei carabinieri del comando provinciale di Isernia, sempre più impegnati a presidiare adeguatamente l'intero territorio della provincia, nel delicato compito di preservarlo dai reati, soprattutto quelli di forte allarme sociale. Nell'ambito dell'attività i militari del nucleo operativo radiomobile hanno a Venafro arrestato in flagranza di reato un 44enne originario di Marano di Napoli, Ciro Avallone, per evasione dai domiciliari. L'uomo, che stava scontando un periodo di detenzione domiciliare per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato trovato mentre si aggirava liberamente per le vie cittadine. Ad Isernia una 45enne del luogo è stata denunciata per detenzione e spaccio di stupefacenti. La donna, con già a carico precedenti specifici, è stata sorpresa in chiaro atteggiamento sospetto presso il terminal degli autobus. Una perquisizione con la collaborazione del personale sanitario del 118 ha portato alla scoperta di un involucro di eroina che la donna nascondeva nelle parti intime. Ancora denuncia, un 30enne e una 48enne di Isernia denunciati dal nucleo ispettorato del lavoro per l'installazione nei loro locali, un bar e una sala slot, di un impianto video abusivo. A Bagnoli del Trigno i carabinieri della locale stazione hanno invece denunciato una coppia di origine rumena, 35 e 34 anni, che consentivano alla figlia minore di 7 anni di girovagare per le strade del paese praticando l'accattonaggio, invece di assicurarle l'obbligatoria frequenza scolastica. I militari della stazione di Isernia hanno recuperato da una cassa metallica nascosta in una località di periferia, nei pressi di un casolare, un revolvere e due fucili, rubati in un
una abitazione privata, restituendoli al legittimo proprietario. Restiamo nella cronaca, un minore in carico ai servizi sociali del comune di Termoli, già in passato si è reso autore di minacce e percosse nei confronti della madre, nuovo episodio l'altro giorno e si è reso necessario il suo trasferimento d'urgenza in una struttura protetta fuori regione in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria minorile. La lite violenta ha richiesto l'intervento dei sanitari e dei carabinieri, uno dei militari è rimasto anche ferito. La Regione Molise cofinanzia un progetto dell'ACEM relativo alla partecipazione delle piccole e medie imprese molisane alle manifestazioni internazionali del settore. Le prime presenze riguardano una missione in Albania. Vediamo. Con una nota l'assessore regionale Scarabeo comunica che in riferimento alle iniziative per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese molisane, la giunta regionale ha approvato la proposta dell'ACEM per la partecipazione alle manifestazioni di settore in riferimento ad una proposta progettuale finalizzata a supportare e favorire la presenza di imprese molisane in alcune fiere di carattere internazionale. La prima ha l'evidenza di una vera e propria missione in Albania e si pone l'obiettivo di rafforzare il rapporto esistente tra il nostro paese ed appunto l'Albania, che rappresenta già un mercato promettente, essendo l'Italia il primo partner industriale con il 36% degli scambi complessivi. Di positivo c'è la posizione geografica favorevole e la crescita economica con un mercato del lavoro dinamico e concorrenziale. Inoltre, sottolinea l'assessore, il legame storico con quella terra consente al Molise di imboccare un canale preferenziale nella ricerca di nuove opportunità commerciali che in questo momento sono particolarmente orientate nei settori dell'edilizia, infrastrutture ed energia. Altra realtà economica indiscussa, al cui mercato ognuno guarda con interesse, è rappresentato dagli Emirati Arabi Uniti, che continua ad ottenere successi aggiudicandosi anche l'organizzazione dell'Expo 2020. La giunta regionale ha nominato il nuovo commissario dell'Agenzia Molise Acque e l'attuale direttore generale della Regione Molise, vale a dire Mauro Di Mirco, che va a sostituire l'avvocato Piero Neri. Sempre a Palazzo Vitale l'esecutivo di centrosinistra ha nominato Giuseppe Pitassi commissario del nucleo industriale di Isernia Venafro, mentre Sandra Scarlatelli passa da direttore a commissario della Protezione Civile. Il programma di sviluppo rurale 2014-2020 si presenta ai paesi dell'area del Fortore e domani pomeriggio nella zona industriale di Pietracatella saranno illustrati i finanziamenti europei per l'agricoltura alla presenza delle associazioni di categoria. Il dibattito sarà aperto dall'intervento dell'assessore della Regione Molise, Vittorino Facciolla. Per l'immissione di 100.000 docenti precari dal 1 settembre nella scuola italiana, il sindacato UIL preme per un decreto legge urgente da parte del governo nazionale. Il parere del segretario regionale Ferdinando Mancini ai nostri microfoni. Vediamo. Segretario, sembra che sulla scuola pubblica italiana ci sia un'apertura del governo a rivedere qualcosa sulla riforma. Sul nodo assunzioni c'è una tipologia particolare di docenti precari che può già cantare vittoria per l'immissione in ruolo dal 1 settembre? Il nostro Massimo Di Mena dice sempre che si può cantare vittoria quando si trovano i soldi in tasca. Vero è che il contratto ancora non lo abbiamo, come non abbiamo tante altre cose. Le assunzioni noi abbiamo chiesto di operare con un decreto legge, perché la legge potrebbe imbandanarsi nel Parlamento e quindi i tempi sono stretti e si potrebbe non riuscire a nominare, a fare le nomine in ruolo per settembre. Quindi noi insistiamo nella richiesta di un decreto legge. Del resto, dopo la grossa manifestazione delle sette città italiane, dopo l'adesione massiccia allo sciopero che ha sfiorato l'80-90% del personale della scuola, credo che il Renzi e il Ministro devono tornare al tavolo con i sindacati per discutere da farsi, anche perché poi, per andare allo specifico della domanda, noi abbiamo detto già al Governo che i posti stanno al nord, centro-nord.
le persone in graduatoria stanno al centro-sud, quindi bisogna vedere come fare per sistemare le persone con una nomina in ruolo, ma e coprire le vacanze delle scuole al nord. Del resto esistono i graduatori ad esaurimento, ma non tutti certamente verranno nominati. Sicuramente ci sono delle graduatorie ad esaurimento dove ci sono poche persone in graduatoria, ci sono delle graduatorie ad esaurimento dove ce ne sono a iosa, tipo discipline giuridiche, alcune materie che ormai dalla Moratti al Gelmini e cose hanno tagliato queste ore nelle scuole. Quindi praticamente come si andrà veramente a portare, ad arrivare alle nomine in ruolo è ancora tutto da decifrare. Cioè noi diciamo che al momento c'è uno spot che a noi fa piacere, perché le immissioni in ruolo noi discutiamo di immissioni in ruolo dal 2005, abbiamo chiesto di fare le nomine a tempo indeterminato, perché il casino che si crea, il casotto che si crea con le nomine ogni anno è una cosa sconcia per il popolo, per la scuola italiana e per i lavoratori che aspettano la nomina. Tra l'altro il governo deve pure convincersi, credo che perciò ci chiediamo ancora il decreto legge, deve anche convincersi che oltre alle sentenze della Comunità Europea che hanno dato ragione ai precari, e noi abbiamo lottato per questo, ripeto, facciamo ricorsi dal 2005, esiste un discorso, c'è un costo enorme, un costo burocratico enorme nell'ambito della pubblica amministrazione per gestire queste graduatorie. Tra l'altro noi diciamo che esistono due tasse sul precariato e quindi evidentemente c'è molta gente che ha piacere che ci sia molto precario, perché esistono i corsi per avere i master o giù di lì, esistono gli studi legali, non dimentichiamo che c'è qualche sigla sindacale che va avanti solo con i ricorsi. Nel solo Molise sono interessati alle prossime assunzioni dichiarate dal governo circa 1500 docenti precari e neoabilitati. In meno di 10 anni la scuola pubblica in ambito locale ha perso circa 2000 insegnanti per effetto dei numerosi tagli inferti al settore dell'istruzione e anche per il calo demografico degli studenti. La CGIL Molise organizza un'assemblea pubblica dal titolo Lavoro, Democrazia, Partecipazione, dalla crisi a una nuova qualità dello sviluppo. Anche Susanna Camusso, il segretario generale della CGIL nazionale, presiderà l'iniziativa che da domani e per 2 giorni sarà proposta all'Hotel Coriolis di Ripalì Mosani. Gli operatori della formazione professionale molisani continuano a vivere nello stato di incertezza per l'impegno lavorativo futuro. Intanto affermano di voler continuare i presidi perché si sentono esclusi e abbandonati dall'istituzione. Vediamo. Non sono affatto rassegnati gli operatori della formazione professionale molisani che in questi mesi vivono nella lotta e nella determinazione di voler lavorare e non essere assistiti per la più semplice delle ragioni. Credono fortemente che il loro impegno è necessario ed estremamente importante perché devono orientare, come hanno fatto per anni, i giovani e tanti disoccupati a ben destreggiarsi in un mercato difficile e complesso. Intanto continueranno nei presidi, chiedendo quell'attenzione delle istituzioni che sembra mancare proprio nei momenti più decisivi. Il presidio continua perché crediamo di dover rivendicare i nostri diritti, i diritti di ogni lavoratore, i diritti acquisiti nel tempo, e noi chiediamo che non siano calpestati, siano rispettati. Così come quando l'organo regionale o l'organo nazionale si dà delle leggi e nell'ultimo rigo introducono che a tutti è fatto obbligo del rispetto, io credo che la prima cosa da fare è chi le fa le leggi, la prima cosa le deve rispettare e deve pretendere il rispetto. Quindi noi questo chiediamo, dal 1 giugno chiediamo che ci siano il rispetto delle regole che loro si sono dati, e quindi e nel rispetto delle regole sicuramente troveranno la soluzione per dare continuità al sistema della formazione professionale, inserendo dentro il sistema di orientamento permanente, l'osservatorio del mercato del lavoro, l'analisi dei fabbisogni formativi e quant'altro, che sono tutte cose che loro hanno scritto, loro si sono date come obbligo tra virgolette in una legge. Quindi noi chiediamo solo questo, sicuramente attraverso quella ci sarà posto per ognuno di noi avrà il suo spazio.
dei problemi della formazione professionale in Molise e delle difficoltà lavorative di oltre 70 operatori che da settembre 2014 non percepiscono alcun sostegno economico. Se ne parla nella trasmissione Focus a cura di Giuseppe Pittà e della redazione giornalistica di TLT Molise, in onda questa sera alle ore 21. La Borsa del Turismo Molisano nasce a Termoli, ha la finalità di formare operatori del settore turistico e del marketing per la realizzazione di una fiera in spazi cittadini. Il progetto troverà attuazione nelle 3 giornate all'interno del borgo antico della città a partire da domani. Affiancano l'Istituto Scolastico Boccardi, l'ente provincia e l'Ufficio Scolastico Regionale. Le istituzioni si confronteranno domenica mattina sulle prospettive di sviluppo del territorio dal punto di vista dell'accoglienza e delle risorse legate al turismo. Lo dicevamo in apertura, Termoli, Campomarino e Petacciato sono le 3 località della costa adriatica ad ottenere le bandiere blu 2015. All'appello manca solo il comune di Montenero di Bisaccia. La cerimonia di consegna dei vessilli europei si svolgerà a Roma martedì 12. Vediamo. Le nuove bandiere blu d'Europa alle località marinare della penisola per l'estate 2015 saranno assegnate nella capitale martedì della prossima settimana. All'annuale appuntamento di consegna dei vessilli ci sarà ancora una volta la città di Termoli per la 13ª consecutiva. La maggiore località del Basso Molise ottiene la bandiera blu, segno di una progettualità che premia l'accoglienza, la pulizia delle spiagge, la cura del suo ambiente naturale, del suo mare e il turismo sostenibile. Con il progetto legato alla Costa dei Delfini con la regione Abruzzo non resta che recepire nel migliore dei modi l'importante riconoscimento in ambito nazionale. In attesa di essere presentato nei prossimi giorni agli operatori turistici e commerciali termolesi a Palazzo Sant'Antonio nel corso di una cerimonia ufficiale. Conferme giungono anche per le spiagge di Petacciato e Campomarino, un segnale di risveglio economico e sociale in grado di trainare questi centri sul litorale dal punto di vista turistico, geografico e commerciale. Salta invece il vessillo europeo, l'ultima località marinara del Molise, Montenero di Bisaccia. Forse a causare l'esclusione di quest'anno, la mancanza di dati certi sulla raccolta differenziata dei rifiuti, un servizio che l'amministrazione di centrodestra ha avviato solo l'autunno scorso. Il settore ambiente del Comune di Termoli avvisa i residenti delle aree periferiche che nella notte tra venerdì e sabato, a partire dalle ore 23, verrà effettuato trattamento di disinfestazione adulticida. Pertanto ai cittadini viene chiesto di rispettare le seguenti precauzioni: non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, tenere le finestre chiuse, evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione. I danni alla salute dall'assunzione di sostanze alcoliche, sigarette e droghe. E proseguono le conferenze delle forze dell'ordine con gli studenti delle scuole medie e superiori. Vediamo. Sensibilizzare i ragazzi a comprendere i danni derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti, sigarette e sostanze alcoliche, una problematica trasversale molto estesa tra i giovani di entrambi i sessi. Molti di questi ragazzi si trovano a fare i conti con il tabacco già nella fascia della scuola media. Poco, veramente poco, possono fare le istituzioni scolastiche se non nel rispetto delle norme nel contesto mattutino in classe. Ma una volta all'esterno dei cancelli scolastici diventa irrefrenabile l'accensione di una sigaretta e così fino al termine della giornata. Con il fumo non è più una novità tra i giovani, anche il consumo di alcolici, soprattutto birra, è quello ancora più preoccupante delle droghe, tra esse spinelli, hashish fino alla cocaina ed eroina. Un vortice che sprofonda la persona giorno dopo giorno, quasi senza accorgersene, fino a ridurla ad un organismo senza più vita, dignità e risorse finanziarie. In questi giorni e nei prossimi, i funzionari della questura di Isernia sono a contatto con gli studenti degli istituti superiori di Venafro, Agnone del capoluogo, per sottolineare gli effetti di stupefacenti, alcol e tabacco nella fase della crescita psicofisica e i danni alla maturazione cerebrale. Il ciclo di conferenze proseguirà a Venafro mercoledì 13 all'Istituto Superiore Giordano e coinvolgerà gli alunni del liceo scientifico, l'Istituto CAT e il Ragioneria.
La collezione artistica di Michele Praetano potrà tornare ad essere visibile al Museo di Palazzo Pistilli di Campobasso dal lunedì al venerdì e la domenica festivi dalle ore 9 alle ore 19. La collezione comprende dipinti, disegni, sculture in marmo e bronzo di oltre mezzo secolo di impegno in Italia ma anche all'estero. All'Istituto Tecnico Enrico Mattei di Isernia domattina si svolgerà il seminario di studio Economia Verde e Universo Giovanile. Il seminario verrà introdotto da Maria Teresa D'Achille, presidente della locale FIDAPA. Le relazioni saranno a cura di Mauro Di Muzio, direttore del Servizio Biodiversità della Regione, e di Giovanni Iannantono, tecnologo dell'Enea. Bene, adesso come ogni sera la parola alle previsioni del tempo. Ascoltiamole. Valori climatici più freschi oggi in Molise, compresi tra i 15 gradi la minima a Campobasso e 26 la massima di Isernia. Sereno il cielo nella prima parte, parzialmente stellato dalla sera per effetto dell'alta pressione. Ventilazione settentrionale, quasi calmo il mare Adriatico. Tornerà il sole domattina sull'intera regione, temperature stazionarie e venti che ruoteranno deboli variabili. La grafica ci introduce nella pagina dello sport e l'ultimo turno di campionato in Serie D mette di fronte Termoli e Campobasso allo stadio Cannarsa. Per l'Agnone di Sauro Trillini la situazione si è sempre fatta più disperata a 90 minuti dal termine della stagione, ma vediamo questo servizio. Domenica 10 si gioca l'ultima partita della stagione regolare in Serie D. Le sorti dell'Olimpia Agnonese sono appese ad un filo. A quota 28 punti i Granata sono costretti a battere al Civitella e il Chieti, ancora in odore di play-off, appaiati alla Civitanovese a 50 punti, e sperare in una sconfitta almeno di una tra Recanatese e Termoli. I giallorossi, forti degli ultimi 8 turni disputati sotto la guida di Pino Di Meo, hanno tutto per centrare la salvezza diretta senza passare per i play-out. A Pesaro hanno ottenuto la decima vittoria di una stagione tribolata, ma in crescendo in fatto di risultati. Al Cannarsa, per l'ultimo atto della stagione, arriverà il Campobasso di mister Salvatore Vullo. Una gara che affascina la platea regionale per il campanilismo tra le due tifoserie. Con un pari il Termoli sarebbe certo di timbrare la permanenza tra i dilettanti. Il Campobasso, dall'alto dei suoi 56 punti, è atteso alla volta della località adriatica per onorare il quarto posto acquisito alle spalle dell'imprendibile maceratese, titolo in tasca con una domenica di anticipo, Delfano e San Benedettese. Poi il via ai play-off, sperando in una inversione di tendenza rispetto alle ultime opache prestazioni sul campo. La società chiederà a Vullo e ai suoi tesserati di giocarli al massimo delle possibilità, per non lasciare nulla di intentato in vista di una eventuale, sempre possibile domanda di ripescaggio tra i professionisti. Intanto è certa la chiusura dei botteghini allo stadio Cannarsa prima del fischio d'inizio. I biglietti d'ingresso sulle gradinate resteranno a disposizione delle due città fino a sabato sera, per decisioni provenienti dalle stanze della questura di via Tiberio. Ai tifosi rossoblu poco più di 110 biglietti per la tribunetta indicata nel settore dei supporters ospiti. Le classifiche finali dei campionati regionali di nuoto hanno sancito la leadership della Idrosport nel movimento natatorio molisano. La società del presidente Tony Oriente primeggia sugli altri sodalizi con 1150 punti nelle categorie seniores, cadetti, juniores e ragazzi. Scadrà alle 24 di oggi il termine per le iscrizioni al 15° trofeo Avis Admo. La gara su strada sulla distanza di 10 km circa costituisce la terza tappa del circuito Corri Molise. Ad organizzare la manifestazione la podistica Avis Campobasso.
Nel prossimo mese di giugno termineranno le attività ludiche e presportive ideate dal CONI in 17 comuni della provincia di Campobasso. Il progetto, in due fasi, denominato Sani e Corretti Stili di Vita, affianca gli insegnanti della scuola primaria nello svolgimento della pratica motoria. I paesi interessati al progetto sono Baranello, Campochiaro, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Gamba Tesa, Guardiareggia, Ielsi, Limosano, Montorio, Oratino, Roccavivara, Salcito, San Felice, Spinete, Tavenna, Toro e Trivento. Grazie per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.